Divino, il podcast sulla Divina Commedia di Dante delle Testoni Fioravanti. Il conte Ugolino è un conte, governatore di Pisa, aveva una barba grigia, di fame dovette morire. Il conte Ugolino della Gherardesca è il personaggio che mi tocca raccontarvi. Ma dico io, la prof non poteva dirmi subito che sto dannato era un cannibale. Allora, il conte Ugolino è un dannato collocato da Dante nell'inferno, finito nell'ultimo cerchio per via del suo tradimento verso il suo popolo. Gusta col dovuto odio il cranio e il cervello del suo traditore, l'arcivescovo Ruggeri. Au! Quando il percorso di Dante nell'inferno è quasi al termine, incontra Ugolino, che lo aspetta banchettando con il cervello di Ruggeri in una posizione abbastanza scomoda, visto che è bloccato nel ghiaccio insieme al suo amatissimo nemico. Ugolino, per rispetto verso Dante, si pulisce, ma sia chiaro, non con un fazzoletto, ma con i capelli di Ruggeri lavati ogni secondo dallo shampoo al sangue che gli stesso produce. Oh mio Dio, che schifo! Il conte racconta a Dante che Ruggeri lo aveva rinchiuso nella torre della Muta, con due figli e due nipoti. Secondo Dante, i prigionieri consumati dal digiuno si spensero dopo una lunga agonia. I figli di Ugolino, presi dalla disperazione, gli chiedono di sfamarsi con i loro corpi dicendo: «Padre, cibati di noi, visto che sei stato tu a crearci. Ovviamente devi essere tu ad ucciderci». Le testuali parole del conte: «Padre, assai ci fiamento oggi, se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni, or tu le spoglio». Di certo Dante non era clemente nell'immaginarsi le pene dei più profondi cerchi dell'inferno. Conte Ugolino, conte, governatore di Pisa, aveva una barba grigia, di fame dovette morir. Morir. Morir.